sono elementi che permettono di comunicare la personalità, no, di un'azienda. Per esempio, i valori sono fondamentali anche per prendere decisioni, perché i valori puntano a come si devono fare le cose per non trasgredire ciò che noi consideriamo la cosa più importante nel nostro comportamento verso noi stessi, verso la società. Come si può passare, diciamo, a una conoscenza, a una coscienza collettiva dei valori? Basicamente generando situazioni dove questi valori sono applicati rigorosamente, generando situazioni di valutazione dove sono apprezzati, dove si genera una cultura, no? Si passa a una cultura di questi valori e del rispetto, no? Anche alla missione. Pertanto questo significa metterle in tutte le circostanze, nel prodotto, nel servizio, nella valutazione, interazione con il cliente, nell'interazione con i propri lavoratori, la forma di leadership, tutto deve permeare e essere parte di un insieme, di un milieu, no? Di una cultura che applica costantemente questi valori. A questo punto i valori sono acculturati, no? Perché una cosa è spiegarli e dire logicamente guardate che belli sono questi valori, e dopo, no? Tutti si vanno a casa e nessuno ricorda niente. Si cominciano ad essere parte di una pratica quotidiana, diventano cultura.